chiusa ed ufficializzata l'operazione Douglas Luiz in attesa di chiudere in maniera definitiva per Kefren Thuram, ora la Juventus punta fortemente Theun Koopmeiners. L'olandese è il terzo grande obiettivo per il centrocampo della Juventus ed è la priorità della squadra torinese. Koopmeiners è un elemento fondamentale dello scacchiere tattico nella testa di Thiago Motta, e secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla, presto la Juve dovrebbe spingere per arrivare alla conclusione della trattativa. Koopmeiners e la Juventus, scelta chiara appunto per Koopmeiners, l'Atalanta chiede 60 milioni. Una cifra che la Juventus avrebbe intenzione alla fine di raggiungere per intero senza contropartite. I bianconeri potrebbero essere favoriti dall'inserimento di alcuni bonus. Ma l'idea è fare cassa con almeno un'altra cessione, quella di Federico Chiesa, per arrivare alla cifra richiesta dall'Atalanta per Koopmeiners. L'affondo, comunque, potrebbe arrivare presto e prima ancora di avere il reale supporto delle cessioni. Koopmeiners è l'ultimo tassello di un trio di investimenti per il centrocampo, che la Juventus doveva fare per cambiare marcia rispetto alle passate stagioni. D'altronde, non è un segreto, Koopmeiners ha un accordo solido con la Juventus già da diverse settimane, accordo che, negli ultimi giorni con il suo agente Bart Bowing, è stato definito nei dettagli sulla base di 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Il segno che il momento decisivo per sferrare l'affondo sta arrivando, d'altronde. Koopmeiners alla Juventus in testa da mesi e ha rifiutato le avances provenienti dalla Premier League perché Koopmeiners è così importante. Nell'idea della Juve, l'olandese sarebbe l'uomo incaricato di giocare come trequartista nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Koopmeiners sarebbe il trequartista con licenza di svariare per inserirsi e supportare l'impostazione della manovra dietro ma anche davanti. Quello che faceva Luis Ferguson nel Bologna di Motta, ma con una maggiore qualità in impostazione e qualche gol in più nei piedi.